Buonasera e benvenuti in questa nuova puntata di Cultura e Mondo. Oggi ci troviamo in esterna, siamo nel complesso San Niccolò dell'Università di Siena. Come sempre, come sapete bene, ogni nuova puntata di Cultura e Mondo ha diversi ospiti, in questo caso ne abbiamo due e sono legati dalla passione che entrambi hanno per la radio. Direi subito di andare a scoprire chi sono, non vi spoileriamo i nomi, e di conoscerli insieme. E con quello che più amano chiamare il presepe di Siena alle nostre spalle, direi subito di iniziare la nostra intervista e presentare i nostri ospiti. Accanto a me ho appunto Nicola Carmignani, il direttore delle redazioni condivise di Raduni, mentre accanto a Nicola abbiamo Simone Pavesi, il capoprogetto della redazione italiana di Eurofonica. Buonasera. Buonasera. Ciao. Allora Simone, quando e come nasce il progetto Eurofonica e quali realtà universitarie europee comprende? Sì, grazie per questa domanda e grazie anche per questa opportunità. Eurofonica è un progetto internazionale che nasce nel 2015 grazie alla collaborazione tra i circuiti radiofonici universitari di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, a cui poi si aggiungeranno anche Grecia, Germania e Slovenia. E nasce proprio dall'idea di creare un format condiviso di realtà universitarie radiofoniche europee e quindi dall'idea anche di valori comuni europei. Nasce dai valori comuni europei e dalla voglia quindi di legare le esperienze radiofoniche universitarie dei diversi stati membri. È particolare anche come è nato nei dettagli, cioè a Perugia nel 2014, in una manifestazione studentesca organizzata proprio da Raduni, qui abbiamo il nostro rappresentante Nicola. Ora arriveremo anche a quello. Esatto. Nel 2014 a Perugia alcune realtà europee si incontrano e decidono che era arrivato il momento di creare qualcosa insieme. Poi a Madrid, in un nuovo appuntamento, è stata confermata questa intenzione e quindi il 9 settembre 2015 a Strasburgo, al Parlamento Europeo, al VoxBox del Parlamento è stata realizzata la prima puntata in diretta di Eurofonica. Ogni mese le diverse realtà nazionali si incontravano al Parlamento e realizzavano ciascuna una realtà una diretta in lingua diversa e quindi in questo modo abbiamo creato il progetto. Direi che l'emozione era tantissima. Beh, io non c'ero perché mi sono inserito più tardi, però immagino di sì, anche perché l'ambizione era bella alta e quindi l'emozione immagino dei miei colleghi che mi hanno preceduto era sicuramente elevata, sì. Mentre per Nicola, per quanto riguarda Raduni, in che periodo nasce, quando nasce e qual è la mission in Italia? Allora, Raduni nasce un po' prima di Eurofonica appunto, ma anch'io non c'ero, perché parliamo del 2006. Raduni nasce per volontà di una serie di radio universitarie italiane che hanno trovato un momento nel quale hanno sentito l'esigenza di mettersi in comune, di creare una rete che unisse tutte le radio universitarie italiane. Fra queste radio, peraltro, vorrei segnalare appunto che c'era Facoltà di Frequenza, che è stata la prima radio universitaria italiana e era proprio la radio dell'Università di Siena, quindi Siena ha avuto un ruolo importante in tutto ciò. E diciamo che attraverso Raduni, che appunto è l'Associazione Nazionale dei Media e degli Operatori Radiofonici, la nostra intenzione è quella di prendere il medium della radio e metterlo, cercare di promuoverlo nei confronti appunto delle generazioni più giovani che si approcciano all'università e appunto all'università stessa, per far sì che vada avanti questo medium che, come vediamo anche nella nostra quotidianità attraverso i podcast, sempre rimane di una modernità unica perché permette cose che altri medium non permettono. Leggevo su internet che in un qualche modo cercate di ispirarvi a quella che è la radio anglosassone, giusto, americana anche? Sì, diciamo che allora in questo senso abbiamo il concetto di base della college radio americana, che è quella appunto che si vive negli Stati Uniti, dove però appunto ci sono i college, cosa che qui non abbiamo, quindi ovviamente diciamo che la nostra esperienza è quella di mettere insieme realtà che sono l'una diversa dall'altra, cioè non ci sono due radio uguali in Italia. Per esempio Siena, io vengo da U Radio, la radio degli studenti di Siena,
che è un'associazione. In altre realtà, in altre università, magari invece non è un'associazione, ma è un laboratorio interno all'università. Diciamo che cerchiamo di fare una sintesi fra tutte queste realtà al fine di creare delle sinergie che poi siano utili alle radio per andare avanti, agli associati per formarsi, avere una guadagnare in professionalità, ma anche guadagnare in relazioni, contatti. E diciamo che ci proviamo e ci riesce anche abbastanza bene. Grazie. Simone, come collaborate con le altre redazioni europee? Allora, la collaborazione con le altre redazioni nazionali che fanno parte del circuito internazionale di Eurofonica avviene principalmente a Strasburgo, al Parlamento Europeo. Lì ci incontriamo, abbiamo la possibilità di confrontarci, in particolare con i nostri colleghi francesi, anche se poi ogni redazione nazionale è autonoma nei prodotti che condivide con il proprio pubblico e quindi ha un calendario editoriale a sé. Però quello che ci lega è sicuramente la nascita e quindi gli obiettivi comuni di divulgazione di quello che le istituzioni europee fanno, del loro funzionamento e quindi anche di una diffusione ampia del senso di cittadinanza europea, e poi appunto la nascita condivisa nel 2015 grazie a queste manifestazioni, grazie alle opportunità che le radio universitarie hanno offerto a tutti. Tu da quando sei capo progetto? Io sono diventato capo progetto di recente, ho fatto nella scorsa stagione di Eurofonica il direttore editoriale insieme alle colleghe Gloria Beltrami e Alessandra Sasso, e adesso si prepara questa nuova stagione con questo nuovo ruolo. Sei mai stato appunto a Bruxelles? Sono stato a Strasburgo, siamo stati al Parlamento Europeo di recente sia per seguire AI, che è l'evento europeo dei giovani, il più grande evento europeo per i giovani che il Parlamento Europeo organizza ogni due anni, proprio lì a Strasburgo. Abbiamo realizzato un laboratorio radiofonico per far sì che le giovani generazioni, gli europei che hanno partecipato a questo evento potessero sperimentare che cosa significa fare radio, e quindi abbiamo offerto questa opportunità in collaborazione con il Parlamento, e poi siamo stati anche quest'estate per seguire le plenarie, perché noi ci rechiamo regolarmente a Strasburgo per documentare i lavori dei parlamentari europei e raccontare che cosa fanno le istituzioni dal loro interno. Eurofonica si definisce il format delle radio universitarie europee. Qual è ancora ora il vostro obiettivo? È cambiato nel corso del tempo o è sempre rimasto lo stesso? È il format delle radio universitarie europee proprio per l'ampiezza dei suoi confini, e riusciamo a divulgare informazioni circa l'Unione Europea non in maniera semplicemente didascalica, ma anche ponendoci delle domande, cercando di indagare dei dubbi, delle questioni che abbiamo e cercando di andare un po' a fondo rispetto a queste domande che ci poniamo. Cerchiamo di essere un laboratorio dell'informazione, raccontando la nostra Unione, raccontando la nostra Europa. Ripeto, non siamo qui a fare tifoserie, non siamo a lodare l'Europa a tutti i costi, siamo anche a raccontarne gli aspetti critici, che cosa può cambiare, che cosa può migliorare, che cosa fa di bene, che cosa fa di male dal nostro punto di vista. È bello e importante poter avere l'opportunità di parlarne direttamente con gli attori coinvolti nei processi decisionali di legislazione europea, con i professionisti che incontriamo al Parlamento, perché oltre agli eurodeputati vi sono ovviamente giornalisti, funzionari europei che sono molto più vicini alle nostre vite rispetto a quanto si pensa quotidianamente, no? Perché si parla sempre di Bruxelles ha deciso, i burocrati hanno deciso, in realtà siamo noi, Italia, parte integrante dell'Unione, che prendiamo decisioni e noi le raccontiamo con pro e contro. E l'obiettivo è rimasto questo, negli anni si è evoluto, nel senso che abbiamo cercato sempre di dare un maggior spirito critico al nostro racconto dell'Unione. All'inizio sicuramente la volontà era quella di unirci in questo progetto per condividere i valori europei, questo è rimasto, ma adesso cerchiamo anche sempre di informare maggiormente in maniera critica. In che modo queste due realtà, Raduni e Eurofonica, si incontrano e come sono collegate tra loro? Allora, di fatto Eurofonica è un gruppo di lavoro interno a Raduni, perché Raduni è effettivamente un'associazione, appunto, che riunisce le radio universitarie, appunto, di tutta Italia e appunto una serie di soci sparsi che vengono da tutte le realtà. Eurofonica è un gruppo di lavoro, una redazione interna, ne abbiamo diverse attualmente attive, e appunto Raduni si occupa
il mio ruolo in particolare è quello di direttore di queste radio, diciamo che coordino le loro è la loro parte attività. Più brutta praticamente, sì, sono, è la più bella allo stesso tempo. Ecco, loro sono gli esecutori, io sono lo sporco burocrate, ecco, che sta dietro a tutto. Il burocrate di Siena. Sì, oltretutto appunto siamo sparsi sul territorio, poi per come siamo fatti, e non c'entra nulla, ma io e Simone è anche abbastanza un caso che ci troviamo qui, perché fino a poco tempo fa Simone neanche abitava a Siena, però adesso si è trasferito, e quindi questa cosa per noi è anche un po' strana, perché come associazione Raduni siamo radicati sul territorio, ok, ma sul territorio di tutta Italia, e quindi anche se lavoriamo tutti i giorni insieme, è un po' strano stare qui, sono sincero. Quindi diciamo che Canale Civico unisce anche. Assolutamente, sì, ci ritroviamo qui. Mentre per quanto riguarda, passo la parola di nuovo a Simone, quali sono i vostri contenuti, quali sono quelli che veicolate attraverso i vostri podcast? Come dicevo, noi cerchiamo di informare su tutti gli ambiti di cui le istituzioni si occupano, quindi una risoluzione approvata dal Parlamento europeo, un nuovo regolamento, cerchiamo di spiegarlo, di raccontarlo in maniera semplice, ma approfondita, accessibile, ma nello stesso tempo approfondita, perché semplice non significa cadere nella banalità o nella superficialità, ma renderlo appunto, come dicevi Riccardo, accessibile a tutti, in particolare ai giovani, che sono un pubblico molto difficile. Io sono tra quelli. Produciamo podcast, ma produciamo, che è il nostro diciamo core business se vogliamo, ma produciamo diversi contenuti, articoli che poi vengono pubblicati sul sito www.raduni.org, ma anche infografiche. Abbiamo cercato di ampliare il più possibile i nostri contenuti per appunto raggiungere pubblici sempre più differenti, e quindi sui nostri social di Eurofonica ufficiali trovate diversi contenuti. I nostri podcast vengono pubblicati sul sito, ma su tutte le piattaforme audio principali, Spotify, Apple e Google Podcast, quindi veramente abbiamo tantissime opportunità di ascolto e di fruizione. E ci occupiamo di tantissimi temi, per esempio ci siamo appena occupati di una risoluzione che il Parlamento ha approvato per bocciare la sentenza della Corte Costituzionale polacca sull'aborto, che di fatto negava il diritto all'aborto a tantissime donne polacche. Ci siamo occupati della conferenza COP26 di Glasgow, a breve ci occuperemo anche della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla controversia tra Commissione Europea e Ungheria per quanto riguarda le ONG. Quindi ci stiamo occupando di tutti i temi di attualità e poi di temi un po' più freddi che riguardano il funzionamento delle istituzioni. Nicola, invece, quali sono i format che proponete? Sì, allora, attualmente attivi abbiamo tre progetti. Eurofonica, appunto, come avete visto, è anche il più longevo, quello che appunto nasce ormai 6 anni fa, perché sta cominciando la 7ª stagione, e però abbiamo attivi altri 2 progetti, uno che si chiama Raduni Musica, che ovviamente, come dice la parola, si occupa delle canzoni, degli album, di concerti, e sostanzialmente mandiamo le persone, talvolta magari a qualche evento, succede appunto che riusciamo appunto come radio universitaria, e cosa che altrimenti le singole radio magari non potrebbero fare, a metterci in contatto con per esempio l'organizzazione di Sanremo. Mi ricordavo proprio per fare questo esempio, esatto. Ricordo bene che prima del Covid un vostro... Sì, inviato è andato. Esatto, perché riusciamo sempre a creare un piccolo team di persone che vada a seguire l'evento. Ovviamente Sanremo è magari l'esempio massimo in Italia di quello che facciamo, ma appunto giornalmente producono contenuti su appunto musica contemporanea e non solo, e anche classica, ma e poi abbiamo Cine Uni, che è un progetto che analogamente si occupa, ovviamente, come dice anche la parola, di cinema, e anche lì cerchiamo di mandare quando possibile persone a seguire festival, talvolta anche a far parte di regie di festival locali, e questa cosa è utile talvolta anche ai festival stessi, perché riescono ad avere uno sguardo che non è quello del critico diciamo un po' paludato, che ha un sacco di esperienza sulle spalle, ma anche una visione fresca, più giovane. Le ragazze, appunto. Esatto, e quindi siamo molto contenti anche di mettere a disposizione questo tipo di esperienza ai nostri associati.
già Simone mi ha anticipato e rubato in un qualche modo la domanda, mi ha già risposto, ovvero volevo chiedervi, quindi la pongo a Nicola, dove è possibile sentirvi, ascoltarvi, su quali piattaforme condividete tutti i vostri contenuti. Fate un po' di pubblicità. Sì, allora, siamo attivi, allora abbiamo un sito che, come ha detto anche Simone, è raduni.org, e là dentro ci trovate tutte le attività di Raduni come associazione, ma anche delle singole redazioni, fra cui appunto Eurofonica. E però siamo attivi sui principali social, direi ultimamente soprattutto Instagram, andiamo, ci stiamo concentrando un po' su quello. È il format dei giovani. Per forza, ci sta, e comunque istituzionalmente bisogna essere anche su Facebook, quindi continuiamo a essere anche su Facebook, quindi ci trovate essenzialmente su queste piattaforme. So che i ragazzi volevano, da quest'anno state preparando un ritorno in gran stile su Twitter anche, quindi però insomma i twittatori sono anche sono una categoria strana, quindi bisogna cinguettare di nuovo. Diciamo che ci siamo concentrati soprattutto su Instagram, quindi andate lì che ci trovate tutti i nostri contenuti, e altrimenti su Spotify, Apple Podcast, e quelli sono i nostri canali principali per l'ascolto dei, appunto, dei podcast, che sono il nostro, come diceva anche Simone, core business. Ricordiamo anche le pagine di Eurofonica. Sì, in realtà sono queste che vi dicevo, quindi Eurofonica su Instagram, Eurofonica su Facebook e Eurofonica su Twitter. Siamo attivi da sempre, ma cercheremo di esserlo ancora di più anche su Twitter, come diceva Nicola. Anche perché anche quello è il campo in un qualche modo della politica, voi parlate molto di politica. Esatto, noi parliamo di politica europea, di diritto europeo, di istituzioni, quindi Twitter è per noi un canale privilegiato, ecco, per cercare di carpire alcune informazioni, alcune fonti importanti, e quindi è importante utilizzarlo sia per i nostri podcast sia per la versione puntata che facciamo, perché noi sia in Parlamento sia da casa, diciamo quando siamo in Italia, organizziamo delle puntate settimanali che vanno in onda su tutto il circuito radiofonico di Raduni, su tutte le radio universitarie associate a Raduni, oltre che poi su tutti i canali audio che vi abbiamo segnalato. Nicola, sappiamo che organizzate anche degli eventi, quali sono e come si svolgono? Sì, allora diciamo che il nostro evento principale, quello a cui siamo più affezionati, purtroppo per forza di cose nell'ultimo anno e mezzo è stato molto difficile da organizzare, infatti purtroppo non si è potuto. Noi lo chiamiamo il FRU, che è l'acronimo di Festival delle Radio Universitarie, e è sostanzialmente una tre quattro giorni fra maggio e giugno che organizziamo presso ogni anno presso un'università diversa fra quelle che appunto ospitano le nostre radio. Sostanzialmente andiamo tutti noi associati, tutte le persone, tutte le radio ospiti di una radio specifica a giro per l'Italia, e passiamo 3-4 giorni fra incontri, panel, workshop, ovviamente anche incontri magari più di svago, però è un incontro per noi importantissimo perché ovviamente la pandemia ha acuito tutto questo, ma noi eravamo già abituati a stare molto a distanza, ecco, per la nostra natura, per come siamo fatti. Diciamo che quindi un momento del genere è per noi estremamente importante perché ci permette di riconnetterci dal vivo, quindi anche solo per una volta all'anno. E ci tengo però poi a segnalare anche un'altra cosa. Ora a breve, proprio a dicembre, ci sarà, faremo come ogni anno, organizzeremo una maratona radiofonica che dedichiamo al nostro socio Antonio Megalizzi, che è stato appunto, era per l'appunto un redattore, un bravissimo redattore di Eurofonica, che è scomparso ormai 3 anni fa durante gli attentati di Strasburgo del dicembre 2018. Noi non vogliamo mancare mai a questa opportunità di ricordarlo, anche quest'anno ci saremo, perché appunto è una figura per noi di grande ispirazione e ci piace comunque portare avanti la sua voce, ecco, e quindi lo faremo attraverso una maratona condivisa fra tutte le radio. Ed è giusto così, e noi vi ascolteremo. Mentre in generale volevo chiedervi se qualcuno volesse aggiungersi ai vostri gruppi, come reclutate nuove voci?
Allora, ti rispondo anzitutto per Raduni. Raduni, appunto, essendo associazione, si può entrare in qualsiasi momento e si possono fare tante cose diverse in Raduni. Sul nostro sito raduni.org c'è un format attraverso il quale ci si può tesserare. Abbiamo contatti mail per scriverci e, diciamo, attraverso quello poi entrate in contatto con noi e vedrete che si può partecipare. Ecco, Raduni è utile per entrare in contatto magari con tanti eventi ai quali altrimenti non avresti accesso. Quest'anno abbiamo intenzione di riorganizzare, per esempio, delle spedizioni al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, cosa che abbiamo sempre fatto e ovviamente con la pandemia non è stato possibile. Ma in generale, appunto, prima parlavamo di Sanremo, eventi del genere, la nostra attività si basa anche su questo. Per Eurofonica e le redazioni in particolare, però, magari risponde Simone. Grazie Nicola. Sì, si apre un bando periodicamente di selezione per poter provare, insomma, a entrare nella nostra redazione. Ci si può candidare, nel momento in cui si presenta candidatura si è sottoposti a delle prove di selezione e in conclusione ovviamente si riceve l'esito e si può avere un esito positivo oppure negativo. Cerchiamo comunque di fare di aprirci, diciamo, a tutti gli universitari principalmente, ma non solo, perché diversi sono i candidati che hanno già completato il proprio percorso universitario, quindi sono plurilaureati e lavorano già, però vogliono far parte del nostro progetto per cercare di diffondere informazioni sulle veritiere approfondite sull'Unione Europea e provano quindi a candidarsi. Abbiamo appena concluso un ciclo di selezioni, quindi a breve avremo nuove reclute all'interno della nostra redazione. Però, ripeto, si apre periodicamente un bando, è possibile consultare i nostri social, il sito per rimanere aggiornati, quindi mi raccomando, se siete interessati all'Unione Europea, alla politica, al diritto europeo e volete fare informazione e comunicazione, seguiteci e avrete l'opportunità di provare a entrare. E invece, se qualcuno appunto dovesse aderire a questa realtà, cosa dovrebbe aspettarsi da questa esperienza? Beh, innanzitutto di conoscere da vicino le istituzioni europee, perché Eurofonica dà la possibilità di entrare letteralmente nelle istituzioni, come vi raccontavo, e questa penso che sia un'opportunità quasi unica, non unica perché non è la sola, ma sicuramente è rara. E poi di raccontare e imparare a raccontare i fatti in maniera critica, cercando di diffondere consapevolezza, che penso sia uno degli strumenti di cui abbiamo più bisogno per affrontare la realtà quotidiana. E poi sicuramente per formarsi a livello personale e professionale. Ripeto, è un laboratorio delle informazioni, quindi per crescere in termini giornalistici, radiofonici, umani. Quindi io penso che possa essere davvero una bella esperienza di crescita per chi prova a cimentarsi in questo progetto. Bene, io vi ringrazio entrambi per essere venuti qui da noi oggi a parlare delle vostre bellissime iniziative. Come vedete alle mie spalle si è fatta la certa, qualcuno direbbe. Il cielo è cambiato durante la nostra intervista e Oscar, mentre Simone finiva di rispondere, ha passato a me il microfono per ricordare tutti gli appuntamenti. La patata bollente è mia. Allora, aiutiamoci. Vi ricordo tutti gli appuntamenti dal lunedì al giovedì alle 18.30 con Culture Mondo, mentre il mercoledì è anche un giorno particolare perché alle 13 va in onda una nuova puntata di Due Mondi che si incontrano, con ogni mercoledì, appunto, una nuova parte di città e una nuova parte di università da scoprire. Poi le repliche, abbiamo tre fasce orarie del fine settimana, è possibile rivedere tutte le puntate a ruota, in un qualche modo a fila, che produciamo durante la settimana alle 10, alle 16 e alle 22. Mentre per quanto riguarda i social? Per quanto riguarda i social abbiamo il canale YouTube, progetto Discoc, canale civico Siena, in cui trovate tutte le nostre puntate e poi ci trovate anche su Instagram col nome canale civico Siena. Ci rivediamo nella prossima puntata.